Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e buon 15 gennaio a tutti. Ok, sto scherzando, lo so che oggi è il 26 febbraio, solamente che secondo il calendario lunare cinese, oggi è Nonli Zhang Yue Shu. I due caratteri al centro sono Zhang Yue e stanno a indicare il primo mese del calendario lunare, mentre gli ultimi due caratteri sono in pratica 15, quindi è il quindicesimo giorno. Oggi, ed è scritto in rosso, è Yuan Xiaojie, ovvero la festa delle lanterne. In questo giorno particolare si mangia una pietanza cinese molto caratteristica chiamata Tang Yuan, che solitamente viene mangiata nel sud, se non sbaglio, anche il giorno del Capodanno. Eccoli qua, questa è una confezione di Tang Yuan. Ne ho un sacco nel freezer perché la scuola mi ha regalato un sacco di cose per il Capodanno cinese. Un sacco di roba congelata, quindi ravioli, baozi, gelati, spaghetti. Allora, ve li faccio vedere così. Io non so se ve li farò vedere cucinati. Questo è tutto in divenire. Perché stasera vado a mangiare la hot pot, ovvero la huo guo con Ciro, e vi farò vedere quindi una huo guo cinese. Che cos'è questa esperienza mistica, fantastica? Mentre vi faccio vedere il calendario, faccio vedere pure questo vino abbastanza discutibile che ho a casa. Oggi stanno sparando un sacco di botti, tutti i botti che sono stati vietati 15 giorni fa, li stanno sparando ora, incredibile. Portato i Tang Yuan da Giovanni e questi qua sono i Tang Yuan, che è questo dolce tipico per la festa delle lanterne. Ora assaggiamo e poi andiamo a mangiare questa bella hot pot. Oh, Shema, Shema Xia. Buono. Nel mentre ho bevuto una bella Peroni, solo in Cina. Ma secondo voi perché la bottiglia della Peroni all'estero è verde e non è marrone? Andiamo. Questo è bello, molto bello. Quanto si paga? Ma massimo 150 a testa. Piano 3. Bello il po', però io non ci ho mai stato, però. Qua. Forse è noioso. Hello, Liang Wei. Mi piace qua, meglio quello lì. Yoma. Liang Wei, lì. Prima. Allora, questo qui è il menù. Abbiamo appena ordinato il gusto della zuppa, che sarà questo bigusto, non piccante, piccante. Ma qua ci sono i vari ingredienti. Qua si va da Maodu, che è tipo l'interiora. Ok. Meglio di Dehao. Quindi qua poi abbiamo la carne, l'interiore, le polpettine, fino ad arrivare poi alla parte più bella, sono in pratica le fettine di carne. È arrivata la zuppa. Questa qui, oltre ai gelati, che si mangiano alla fine, è tutta la zona dei Tiaoliò. In pratica sono tutte le salse che ti vai a comporre per poi mangiare le cose che ti cucini da solo.
ognuno può creare il suo gusto autentico e speciale. Questa qui è il top, è la Jimadian, la salsa di sesamo. Allora, si prende la ciotolina, allora, e si va a comporre la cosa. A me invece è molto piccante, quindi mettiamo un po' di peperoncino. Poi, peperoncino a olio. Ok. Poi, aglio non lo voglio perché poi è troppo potente, ma un po' di cipolletta, un po' di coriandolo. Ok? Poi andiamo a mettere un po' di... questo che si chiama quascia... non lo so. Poi andiamo nella direzione della Jimadian e caliamo un po' di Jimadian. Caliamo, ne mettiamo un sacco, perché ne mettiamo un sacco così. Questo qui è il top. Ok? Qua insomma mi sembra gradevole, quindi mettiamo pure un po' di salsa di soia. Per me siamo ok. Ti piacciono i sapori forti pure a te, eh? Nel mentre sono arrivate le prime cose che abbiamo ordinato, tranne le birre, abbiamo gli spaghetti, poi abbiamo questa cagliata di tofu, si chiama pelle di tofu, poi abbiamo le polpette di vitello, sangue di anatra che è buonissimo, questo qui invece è intestino di maiale, patate dolci e questa verdura. Questa è la birra di Shiyan, questa è Shiyan del Pidio. I cinesi hanno un problema, quando dicono Jinjin dicono Ganbei, questo Ganbei, mamma mia quando fumo, questo Ganbei intende di, cioè è a fondo bianco, quindi aveva bevuto tutto completamente, quindi capite bene che a questo punto qua subirecano tutti e finisce a... Allora Giro sta mangiando per la prima volta il sangue di anatra, che è buonissimo. Lo mette nel piccante. Il sangue di anatra ha bisogno di 3 minuti, 5 minuti. Mentre abbiamo invece Maudu, che è questa pancia con il pelo, che ha bisogno solo di 9 secondi circa per essere pronta. Quindi vediamo Giro che è pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, intingilo, intingilo qua. Vedi che è buonissimo. Vai, 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 vai. È buono. Welcome to China, Huan Yin Guan Li. Tombola. La pancia è pronta. Quindi la bellezza della Po Wo è che ti cucini da solo ed è un pranzo molto conviviale. Se sei una persona con la quale ti piace parlare, conversare, 3-4 birre, si mangia insieme, si sta dando tempo a parlare ed è bellissimo. La Po Wo qua è quasi come la pizza da noi in Italia. Quando noi in Italia diciamo il venerdì e il sabato, che facciamo stasera? Andiamo a mangiare la pizza. Qui dicono che fa, andiamo a mangiare la bella Po Wo. Ed è fighissimo, è fighissimo. Ora vediamo Giro che sta cercando il sangue. No, Giro, dammi, dammi, guarda qua, guarda, dammi, 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 dammi. Oh, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, guarda qua, guarda, guarda. Prendilo, prendilo, prendilo. È difficilissimo, vabbè, te lo metto nel piatto, dai. Ok. Quello che è rimasto. Particolare.
particolare. È particolare. Però non fa schifo. Assaggiamo le polpettine, dai. No, tu sono il piccante e papà mio, va. La verdura, tagliamo pure qua. Non è arrivata la carne ancora, questo è un problema molto grave. Ma questo è? Questo puoi mangiare, è un problema. È fatto con la farina, è fatto. Non lo so, io ho paura di questo. Io una volta ho mangiato una roba del genere che è tipo un würstel. E mi fanno, che cos'è? E mi fanno, c'è carne? E mi fanno, no, questa è farina. Poi è. Anyhow. È arrivata la carne, capra, maiale, mentre aggiungono la zuppa. Sì, sì, eh? E abbiamo trovato le polpettine. Ciro, prendine una. Io una me la butto direttamente qua. Orla. Cosa vi state perdendo in Italia? Ciro, visto che sono una persona cortese, aggiungi tu la carne. Fai un po' e un po', dai. Allora, qua siamo dopo circa tre quarti d'ora di mangiata e ancora ci siamo, abbiamo un po' di carne, gli spaghetti. Ciro, metti un po' di spaghetti, dai. Saranno spaghetti di carote e spaghetti di spinaci, non lo so. Questo è quello non piccante, non piccante. Dai, poi aspettiamo un po', dopo mettiamo questi, dai. Questo è il pezzo forte sicuramente, carne di agnello. Guarda che bello. Vediamo un po' cosa c'è ancora nella zuppa. Vai Ciro. E voilà. Come vedete abbiamo finito di mangiare, è venuto 269 yen in due, però lo sconto siamo arrivati a 235 yen, un prezzo giusto, no? Per una cena così spettacolare. Adesso gelatino che è incluso nel prezzo e poi andiamo a casa. Qua c'è il gelato. Tanti gusti, io prendo hamigua, che è tipo melone verde, sì, cosa del genere, buonissimo. Ti è arrivato? Quanto fa? Vale. Questo è buonissimo, peccato che non c'è in Italia questo gusto. È vero. Anche se è chimico, però questo veramente è buono. Cioè. Guarda che bello questo gelato, ragazzi, bellissimo. Questo è il brodo ormai freddo, guardate qua, guardate qui cosa c'è, guardate qua cosa c'è ragazzi. Cioè, incredibile, lo schifo. La cena è finita, è stata abbastanza soddisfacente, spero che abbiate almeno un po' visto l'essenza della Huo, dell'hotpot, che per me, ma penso anche per Ciro che a fianco a me, è stato veramente estasiante, qualcosa di incredibile. Yes. Oggi è la festa delle lanterne, ma non abbiamo visto neanche una lanterna, quindi non so cosa dirvi. Vabbè, ma d'altronde sapete che quelli che voi prendete nel ristorante cinese, ovvero i biscotti della fortuna in Cina, non sanno neanche cosa siano, quindi qua a malapena riuscite a trovare, come si chiamano quelle cose là strane che fanno frizze nei ristoranti cinesi? Gli involtini primavera. Qua non li trovi, quindi ti immagini. C'è gente che dice, ma cosa sono gli involtini primavera? Quindi capite bene che è tutto molto relativo.
Detto questo, vi saluto e zai zien. No, i cetrioli. Cetrioli. Cetrioli rotondi. Dolce. Sì, tondi grossi, cioè, ma...